No, di più in realtà. Torniamo a divertirci, no, semmai. Vale, un bacio. Ciao, ciao, ciao. Sai che nemmeno Paolini ha mai disturbato tanto. Esatto, ha fatto solo il disturbatore, ha detto niente sulla Roma, niente. Stava con l'ombrello, proprio come Paolini, vabbè. Scusate, ma lui è un vostro collegamento fisso? Oh, fermi. È il nostro collegamento fisso. Marco, ferma un attimo, non riesce a chiudere, guarda. Senta ancora là. Eccomi. No, ero rimasto perché ho sentito e non ha parlato di Roma, come no? Ho detto della conference. Oddio, che ho fatto? Ho sbagliato di nuovo. No, aspetta. Vabbè, guarda come stiamo. Dai, no, vabbè, dai, salutatemi, non sono in grado, è evidente che non sono in grado. Io credo che neanche il maestro Palombella avrebbe questi problemi con la tecnologia. No, molto più. Tanto aspetta che mi segno il minuto in cui ha fatto sta cosa, minuto 38. No, dai. 38, De Rose. Tipo il taccuino con le azioni importanti. Esatto, però sei vecchio. Rientra negli highlights. Esatto. Bene, ciao. Come va il padel, Vale? Ma va bene, ma che gli frega? Vabbè, che ne so. Io mi sento un po' a casa, capito? Cioè, come che invidi amici a casa. E... Ma sì, è uguale. Come il repice, la stessa cosa. Sbaglio. Comunque va benissimo, vieni a trovare con i portuensi, ti aspetto. No, vienimi a trovare a San Basilio. Matteo, io ho cominciato prima e poi io forse vengo da te, ma ho capito. Catoni, mi stia buona lì, devo dire una cosa importante a De Rose. Allora, Matteo, tu hai presente che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook della Roma 24, di cui tu sei. Ma come vi siete permessi? Oh, come vi siete permessi? Leva tutto. Ma siamo pazzi. Ormai è tardi. Come vi siete permessi? Vabbè. Ma dimmi, Deo.